Pietro Dalli Guanti, allora questa mattina a Monte Carlo, solo pronunciare questa parola non è poco per un ragazzo di 17 anni che pure corre da un bel po'. Com'è andata? Certo, è andata abbastanza bene, in un campionato veramente importante come questo è tosto, siamo riusciti a fare dei buoni piazzamenti vicino alla top 10 su oltre 34 macchine, sì, è stata un'emozione per me correre qui a Monaco, un po' il sogno di tutti quanti, quindi sì, è stata una bellissima gara, mi sono divertito, è stata una grandissima esperienza e abbiamo portato a casa il massimo che potevamo fare. E poi ieri sabato, cioè c'è stata la prima gara, ti sei piazzato undicesimo, ma soprattutto quarto fra gli esordienti, e così credo sia un Sì, ottimo risultato. perché è un campionato, esatto, sì, è un buon risultato comunque perché è un campionato in cui ci sono molti ragazzi che hanno fatto più anni in questa categoria, quindi hanno molte più esperienze, quindi abbiamo fatto quarti comunque in quelli del primo anno, quindi è un buon risultato, sì. Pietro, la prossima qual è? Dove andate? Prossima gara. Prossima abbiamo il Paul-Ricard, sempre in Francia, e proprio la prossima settimana, quindi vedremo come andrà. Roberto, lei è il papà, segue da vicino. Buonasera, Buonasera, segue da buonasera vicino Beppe, buonasera. questo figlio bravo che si sta Grazie. diciamo, affermando. Però non è facile perché la formula Regional European Champions by Alpine è un trampolino di lancio, ma ci vogliono, diciamolo subito, anche un sacco di soldi. Sì, infatti, come stavamo dicendo poc'anzi, questo è uno dei problemi storici per chi comunque vuole affacciarsi a questo tipo di disciplina. Il motorsport è costoso ed è una cosa che noi abbiamo sempre saputo fin dall'inizio. Però insomma, voglio dire, abbiamo iniziato a muovere i primi passi diversi anni fa e pian piano, con tante difficoltà, sono arrivate anche delle soddisfazioni e nel frattempo, anche grazie a queste buone prestazioni di Pietro, sono arrivati anche dei contributi da parte di aziende che lo hanno sostenuto fino ad oggi. Roberto, ci sono Fino a questo. altri papà come lei, dai nomi piuttosto noti, mi diceva prima, tipo. Beh, la strada è questa, anche per i figli d'arte tipo Schumacher o tipo Barrichello, Montoya, lo stesso figlio di Badoer, ci sono i nipoti di Fittipaldi, cioè devono passare tutti praticamente da questo percorso, che tra l'altro quello più importante parte dall'Italia, quindi è il kart fin da piccolini. L'Italia è un po' il riferimento per quanto riguarda soprattutto le strutture tecniche. E se vogliamo anche il primo passaggio che c'è dal kart alla prima autovettura che usano questi ragazzi, che poi è la Formula 4. Normalmente già a 15 anni loro già possono guidare queste auto sui circuiti. Quindi passaggio obbligatorio quasi dall'Italia come kart per 5-6 anni. E poi Formula 4 per poi passare in Formula Regional come ha fatto Pietro. Ecco, questa Formula Regional, Ed è Roberto, facile incontrarsi con i figli di Barrichello, Montoya, comunque sta correndo Pietro. Mi dicevo anche prima, è comunque in assoluto una pista di lancio, è un trampolino di lancio per quella che poi può essere la Formula 2 e la Formula 1. Per come adesso l'organizzazione mondiale, la FIA, praticamente ha organizzato il percorso di questi ragazzi, sì, devo dire, è così. Viene il kart, la Formula 4, la Formula Regional, che poi era la ex Formula 3,
e poi per passare in Formula 3, Formula 2 e poi per quelli per i marziani con un budget economici stratosferici potranno andare magari in Formula 1. Pietro, noi una domanda a Pietro, una domanda a Pietro. Allora, tu però insomma in fondo ci speri, no? Nel grande salto. Sì, la vedo più come una cosa quasi impossibile, perché alla fine ci sono tantissimi piloti forti che hanno sia, cioè sono forti sia economicamente che sono forti anche in pista, quindi, e ne sono tanti, quindi è davvero davvero difficile. Vabbè, però ovviamente ci speri, però cos'è la cosa ti affascina di più in questo modo, che ormai ci stai da qualche tempo, insomma, anche se sei qui esordiente in questa Formula 4 appunto. Mi affascina cosa, scusa? No? Cosa ti affascina di più? La velocità, la strategia, non lo so, cosa ti... Mi piace la competizione in generale, soprattutto quella nel motorsport, quindi questa è la cosa, il guidare in generale è una cosa che mi è sempre piaciuta. Ne sono quasi dipendente fin da quando ero piccolo, quindi la pura competizione è quella che mi affascina molto. Quindi anche da piccolo, insomma, non facevi altro che chiedere a tuo padre di guidare, immagino. Sì, alla fine ogni weekend eravamo in pista, quindi sì. Tutta la mia infanzia l'ho passata nei kartodromi e adesso negli autodromi, quindi sì, sono stato sempre in pista in pratica. Quindi, La prossima gara alle Castellet, come la stai studiando, come la vedi? La vedo abbastanza bene rispetto anche a questa gara di Monaco, che era un po' confusionaria. E abbiamo possibilità di far bene perché nei test non siamo andati male, perché prima della stagione abbiamo fatto dei test lì al Paul Ricard e siamo andati abbastanza bene, quindi ci sono dei buoni presupposti per far bene lì al Paul Ricard e vedremo come andrà. Comunque siamo contro squadre molto molto forti, contro piloti molto molto forti, e vedremo di stare al loro passo e magari di metterci nella top 10. Certo. Secondo me possiamo farlo. Amico del Gargano, che dicono? A voi. Dicono, mi supportano, mi supportano tutti, sì. Va bene, allora buon proseguimento, in bocca al lupo e arrivederci presto. Grazie Beppe, grazie, a presto. A presto. Ciao, arrivederci.